Innanzitutto è stato un anno sicuramente complesso da gestire, però devo dire che ci siamo molto impegnati, abbiamo molto lavorato sull'inversione di tendenza della nostra regione Umbria, quindi oggi possiamo dire a fine anno che abbiamo dei risultati molto positivi dal punto di vista dell'economia, della tenuta socio-economica della nostra regione, e anche di tutta una serie di progetti che abbiamo ottenuto e portato a casa per quanto attiene al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mi riferisco in particolare al tema delle infrastrutture, che per noi è un tema assolutamente strategico. Basti pensare anche al rilancio dell'aeroporto dell'Umbria, che oggi, grazie a un nuovo piano industriale che a breve avremo, vede, centrale questa infrastruttura per collegarci con il mondo, per fare da incoming per lo sviluppo del turismo, che pure quest'anno ha avuto dei numeri veramente straordinari. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi abbiamo delle sfide da affrontare importanti sulle quali abbiamo già lavorato, che sono il piano sanitario regionale, che sono il piano dei rifiuti, insomma, tutte cose importantissime. Il risultato finale di questo 2021 è che abbiamo ottenuto dei risultati altrettanto importanti su tutte le società partecipate della regione, con una spending review importante, ma un efficientamento di questa macchina che sta portando risultati, per quanto riguarda la comunità umbra, essendo le partecipate un braccio operativo della regione. Quindi diciamo che ci sono sicuramente dei segnali molto positivi e sta ritornando principalmente la fiducia nelle famiglie e nelle imprese. Le imprese iniziano ad investire, noi le accompagniamo in questo percorso perché l'intento di questa amministrazione è quello di creare lavoro, occupazione qualificata e formazione qualificata per affrontare le sfide del futuro. Un messaggio che voglio rivolgere a tutti i giovani, perché in questo momento i giovani sono assolutamente centrali, nella nostra politica regionale, perché dobbiamo guardare a loro e creare per loro le occasioni di lavoro e di crescita nella nostra splendida Umbria.